Eder. Mech. Pallister. Un uomo di 47 anni, Vincenzo Santimone, con problemi psichici, ha ucciso il padre 76enne, Riccardo. L'omicidio è avvenuto questa sera a Eboli, in via Bartolo Longo, a Rione della Pace. La vittima è stata sgozzata con un coltello da cucina, per motivi ancora da chiarire, al termine di una lite. L'anziano ha percorso qualche metro e poi è deceduto, finendo violentemente sul pavimento vicino al bagno. È stato ritrovato in una pozza di sangue. Sono stati dei residenti della zona ad allertare i carabinieri, impauriti delle urla provenienti dall'appartamento. Nel Foggiano è arrivata la svolta in merito al delitto di Vincenzo Silvestri. Il 60enne di Ischitella ha coltellato a morte nel tardo pomeriggio del 4 marzo in un'abitazione nel centro storico. I carabinieri di Foggia hanno arrestato la compagna dell'uomo, la donna, romena ma residente in Italia. Stando alle attività investigative coordinate dalla procura, avrebbe accoltellato l'uomo con due fendenti, colpendolo al collo e al torace. Si chiama Anato Adere, ha 38 anni. È accusata di omicidio volontario. Nell'abitazione in cui è stato compiuto l'omicidio sono stati sequestrati alcuni oggetti sui quali saranno svolti alcuni accertamenti per risalire all'arma del delitto. Fin dalle prime battute le indagini dei carabinieri si sarebbero concentrate sulla donna che aveva una relazione con l'uomo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!